Iniziamo con l'oggetto numero 1, interrogazione del consigliere Peppucci, risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere Peppucci. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. La interrogazione che vado a presentare fa riferimento alle azioni da mettere in atto per sostenere le aziende agricole colpite dagli attacchi dei lupi. In particolare, a causa della proliferazione dei lupi in tutto il territorio regionale, sempre più aziende subiscono attacchi ai propri allevamenti e diventa molto complicato per queste poter svolgere la loro attività. E gli allevatori sono costretti a mettere in campo azioni urgenti appunto per proteggere i propri allevamenti durante la libertà di pascolamento. E questi attacchi penalizzano fortemente l'attività degli imprenditori delle aziende agricole, con conseguente aumento dei costi di gestione per appunto preservare il proprio bestiame, il proprio lavoro e i propri investimenti. È necessario appunto mettere in campo azioni mirate per la salvaguardia degli animali che sempre più spesso vengono uccisi in generale in tutto il territorio, e pertanto Assessore interrogo la Giunta regionale nella sua persona per conoscere quali azioni si intendono mettere in atto per potenziare il monitoraggio della proliferazione dei lupi, sostenere le imprese penalizzate dai continui attacchi, nonché le azioni volte a contrastare una situazione che diventa sempre più inaccettabile e che spinge le aziende agricole verso l'abbandono. Grazie. Grazie consigliere, prego Assessore Morroni. Sì, grazie. Grazie Presidente. Consigliera Peppucci. Buongiorno Presidente. Oltre alle proprie attività di monitoraggio condotte tramite l'Osservatorio Faunistico Regionale, che consentono di avere la situazione reale della presenza e della diffusione della specie sul territorio regionale, gli uffici preposti alla gestione faunistica della Regione hanno preso parte alle attività di monitoraggio nazionale condotte da ISPRA e finalizzate alla elaborazione del piano di conservazione e gestione del lupo in Italia. Si ricorda infatti che il lupo è una specie particolarmente protetta ai sensi della legge 157 del 92 ed in quanto tale è sottoposta al regime di particolare tutela. Qualsiasi tipo di intervento diretto deve essere autorizzato dal Ministero e dall'ISPRA ed essere previsto nel piano di conservazione. Inoltre nel progetto Life Imagine, finanziato dalla Comunità Europea di cui la Regione è ente capofila, la nostra Regione, progetto avviato a fine 2020, sono previste specifiche azioni per lo sviluppo di modelli e protocolli di monitoraggio della specie, la redazione di una mappa di rischio degli attacchi agli allevamenti zootecnici al fine di concentrare nelle aree maggiormente interessate gli interventi e la disponibilità di fondi per la prevenzione. Inoltre, la sperimentazione di sistemi di prevenzione in 10 allevamenti della Regione individuati nelle aree a maggior rischio al fine di diffondere tra gli allevatori le migliori pratiche di prevenzione specifiche per gli attacchi della specie lupo. Oltre alle azioni di monitoraggio relative alla distribuzione e alla consistenza della popolazione di lupo e delle azioni previste dal progetto Life Imagine, la Regione Umbria ha attivato come ulteriore specifico sostegno per le aziende agricole che subiscono danni a causa della fauna selvatica l'intervento 4.4.1 investimenti non produttivi per la biodiversità del piano di sviluppo rurale 2014-2022. Tale intervento riconosce un contributo pari al 100% dell'investimento proposto per l'acquisto, fra l'altro, di tutti quei sistemi preventivi per la diminuzione dei conflitti tra fauna selvatica e agricoltura e tra fauna selvatica e zootecnia. L'intervento 441 è stato attivato con un primo bando che prevedeva uno stanziamento pari a 4 milioni di euro ed è attualmente in corso una seconda riapertura con scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto fissata al 15 luglio di quest'anno,
con un plafond di risorse ulteriori pari a 3,4 milioni di euro. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Peppucci per la replica. Grazie Assessore per la risposta che appunto dà prova in una qualche maniera dell'attenzione che la Regione Umbria sta mettendo rispetto a questa problematica sia in termini di monitoraggio sia in termini di azioni mirate tramite la predisposizione di appositi bandi. È chiaro che rispetto a questa problematica l'attenzione dovrà essere mantenuta alta in termini poi di tutela della specie del lupo, ma anche tutela delle aziende agricole. Grazie Assessore. Grazie, passiamo all'oggetto numero 2. Interroga il consigliere Pastorelli, istituzione della zona di ripopolamento e cattura denominata Valle dei Monasteri, ricadente nel comune di Assisi. Risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere Pastorelli. Sì, grazie Presidente. Qui interrogo sull'istituzione della zona di ripopolamento e cattura denominata Valle dei Monasteri, ricadente nel comune di Assisi. Quindi, premesso che con determinazione dirigenziale numero 5558 del 1 giugno 2022 la Regione Umbria ha costituito la zona ripopolamento e cattura denominata Valle dei Monasteri, estesa per una superficie di 829,57 ettari, ricompresa interamente nel territorio del comune di Assisi. Una porzione rilevante della nuova zona ripopolamento e cattura in oggetto ricade all'interno del parco del Monte Subasio, fino a lambire le mura cittadine di Assisi. Si apprende da notizie di stampa della presenza di cinghiali intorno al comune di Assisi, in particolare nei pressi della ex strada statale 147, con sinistri causati dagli ungulati e numerose segnalazioni di cittadini impauriti in virtù del pericolo per la pubblica incolumità, senza considerare i danni alle produzioni agricole. Quindi tutto ciò premesso e considerato, interrogo l'assessore competente per sapere qual è il soggetto gestore competente per la relativa gestione faunistica dell'area naturale protetta del Parco regionale del Monte Subasio, parte del quale rientra nella zona di ripopolamento e cattura denominata Valle dei Monasteri, e se ci sono state specifiche richieste da parte dello stesso per la costituzione di una nuova zona ripopolamento e cattura, o in caso contrario se la Regione prima di costituirla lo abbia interpellato. Inoltre, se i vigenti piani del Parco regionale del Monte Subasio e il relativo regolamento prevedono la possibilità di svolgere la cattura di selvaggina ed altre attività proprie della zona ripopolamento e cattura. Relativamente ai danni arrecati alla fauna selvatica, alle produzioni agricole all'interno dell'area naturale protetta, comprese quelle ricadenti nella zona ripopolamento e cattura in oggetto, a quale ente o soggetto giuridico devono rivolgersi gli imprenditori agricoli per richiedere il risarcimento dei danni subiti e se ciò è specificato in atti? Su chi ricade ogni forma e tipo di responsabilità in caso di sinistri stradali causati da animali selvatici all'interno dell'area naturale protetta del succitato parco, i quali comportino gravi conseguenze alle persone o cose? Infine, se siano stati compiuti tutti i passaggi obbligatori resi nella forma prescritta e se, qualora fossero riscontrate eventuali lacune, si intende valutare la possibilità di ritirare il provvedimento costitutivo della zona ripopolamento e cattura in oggetto, con revoca in autotutela dello stesso, in attesa che l'iter procedurale esperito venga chiarito. Grazie Presidente. Grazie Consigliere, prego Assessore Morroni. Sì, grazie Presidente. Consigliere Pastorelli, premesso che la realizzazione di zone di ripopolamento e cattura all'interno dei parchi regionali è consentita ed anzi auspicata dalla legge regionale 3 marzo 95, la numero 9, tutela dell'ambiente, nuove norme in materia di aree naturali protette, nella legge 157 del 92, norme per la protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio, nella legge 394 del 91, la legge quadro sulle aree protette,
Nella legge regionale 3 marzo 95, la numero 9, tutela dell'ambiente, nuove norme in materia di aree naturali protette. Per quanto attiene alla questione dei danni, l'istituzione della zona ripopolamento e cattura non cambia nulla nelle procedure di richiesta di indennizzo per i danni causati all'agricoltura, che sono già previste dalla vigente normativa e pertanto non vi è alcun motivo di specificarle in atti. Nel territorio interessato dalla zona di ripopolamento e cattura la richiesta deve essere indirizzata all'ATC, all'ambito territoriale di caccia competente per territorio, nel caso specifico l'ATC2, come avveniva prima, quando quell'area era libera all'uso venatorio. Nel territorio di competenza del parco, la liquidazione degli indennizzi causati dalla fauna selvatica, l'agricoltura è di competenza della regione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3,5 della legge 17 del 2009, norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria. Con riferimento al suo quesito circa su chi ricade ogni forma e tipo di responsabilità in caso di sinistri stradali causati da animali selvatici, nel database regionale nell'area interessata dalla nuova zona ripopolamento e cattura Valle dei Monasteri non risulta alcun incidente con fauna selvatica. In ogni caso, tutti gli incidenti avvenuti nel territorio regionale sono trattati dalla Regione. Infine, con riguardo alle sue sollecitazioni circa la questione relativa ai passaggi compiuti e i passaggi obbligatori resi nella forma prescritta e se, qualora fossero riscontrate eventuali lacune, si intende valutare la possibilità di editare il provvedimento costitutivo, mi sento di rappresentarle quanto segue. L'iter seguito per la istituzione della zona di ripopolamento e cattura è chiaro, tracciato e trasparente ed è stato espletato attraverso il regolare svolgimento di quanto previsto dalla vigente normativa. Più specificamente, l'ATC Perugia 2 con nota protocollo PEC la 24-75-35 del 23 dicembre 2021 ha trasmesso la proposta avanzata in data 4 e 6 agosto 2021 dalle sezioni Enalcaccia di Subasio, Torchiagina, Santa Maria, Palazzo, Rivotorto e dalle sezioni Federcaccia di Petrignano ed Assisi, Anu Assisi e Libera Caccia Tord'Andrea, che è stata approvata e fatta propria dalla TC Perugia 2 nella seduta del Comitato di Gestione del 21 dicembre 2021. La Regione, con atto dirigenziale numero 2607 del 14 marzo 2022, ha preadottato l'istituzione della zona di ripopolamento e cattura. L'atto, come previsto dalla normativa vigente, è stato pubblicato nella sezione avvisi del sito della Regione dal 16 marzo 2022 al 16 maggio 2022. Inoltre pubblicato nel BUR, il numero 14 del 23 marzo 2022, ed infine inviato al Comune di Assisi, dove è rimasto affisso nell'albo pretorio dal 17 marzo 2022 al 16 maggio del corrente anno. Passati i previsti 60 giorni e non avendo ricevuto nessuna opposizione dei proprietari dei terreni inclusi nell'area, con atto dirigenziale numero 5558 del 1 giugno 2022 è stato adottato l'atto definitivo. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Pastorelli per la replica. Sì, grazie Presidente, premesso che rimane un po' di confusione su alcuni temi perché non essendo io cacciatore però mi sto appassionando a questo tema che è sempre molto complicato, pieno di normative diciamo complesse. Non ho ben capito, devo dire la verità, quindi qual è il soggetto, cioè se è stata interpellata l'Unione dei Comuni per la gestione del parco oppure meno, questa è una cosa che ancora non ho capito, ma che giustamente, come dice lei Assessore, ci sono gli atti e fatto tutto in maniera assolutamente trasparente, cosa che io non mettevo in dubbio, sa che è una questione che seguo da 8-9 mesi e sono un pochino le tempistiche degli uffici che mi personalmente fanno avere qualche dubbio, ma è una cosa mia.
quindi magari su alcuni aspetti approfondirò, vedrò un attimino quello che... Poi lei mi dice che non ci sono incidenti, io potrei testimoniarle di persone, anche amici che hanno avuto incidenti con gli ungulati, ma evidentemente non denunciano, assessore, quindi per ovvi motivi che tutti noi poi conosciamo. Comunque la ringrazio per la risposta e vedrò un attimino di approfondire la questione dell'unione dei comuni per quanto riguarda il parco. Grazie.